Allora ragazzi, buonasera. In questo video tutorial, che sarà uno dei primi video tutorial dedicati alle principianti, quindi le ragazze che si approcciano al mondo degli amigurumi, ho deciso di fare dei pupazzetti semplici per poter appunto prendere dimestichezza con questa arte. Allora, adesso abbiamo il coniglio ninna che abbiamo fatto con la ciniglia, oggi abbiamo lavorato. Io sto usando questo tipo qui, il vellutino, lavorato con un uncinetto del 3,5. L'ho sempre preso da Zeus Merceria, vi metterò il link nella box informazioni. Ce ne vogliono circa 3,5 gomitoli. Per quanto, 4 gomitoli per sicurezza. Per quanto riguarda il naso, io avevo una ciniglietta rosa, ma potete usare tranquillamente anche della lana o del cotone. Gli occhietti li abbiamo fatti con la lana nera e quindi iniziamo a lavorare. Allora, cominciamo con le zampe. Dobbiamo fare due zampette così. Quindi prendiamo la ciniglietta, facciamo il cerchio magico e facciamo all'interno 5 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Il primo giro lavoratelo un po' lento perché altrimenti la ciniglia non scorre benissimo. Fatto il primo giro di 5 maglie basse, andiamo a fare 5 aumenti, quindi in ogni maglia ne facciamo 2. 2, 4, 6, 8 e 10. Benissimo. Per il terzo giro andremo a fare una maglia bassa ed un aumento, per un totale di 15 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ehi, 7, 8 e 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Il prossimo giro andiamo a fare 15 maglie basse, quindi una maglia per ogni punto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15. Bene, abbiamo una specie di cappuccetto. Adesso per il quinto giro andiamo a fare 2 maglie basse ad un aumento per un totale di 20 punti. Benissimo.
Allora, fatto questo ultimo giro di aumenti, adesso andiamo a fare 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 5 giri di 20 punti bassi. Quindi 5 giri con 20 maglie. Quindi a questo punto la prima gamba la chiudete normale e la seconda gamba lasciate il filo attaccato all'uncinetto. A questo punto colleghiamo le due gambe, quindi che significa che noi inseriremo l'uncinetto nella maglia successiva a quella del nodo, ok? Facciamo una maglia bassa e andiamo a lavorare tutto intorno alle zampe, quindi prima nella prima zampa, con 20 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A questo punto, stando attenti a non torcere il lavoro, passiamo alla seconda gamba. Quindi ci andiamo ad inserire nello stesso punto dove abbiamo chiuso il lavoro, se no ci avremmo una maglia di meno, no? Quindi inseriamo l'uncinetto proprio nel punto dove c'è l'ultima maglia e facciamo 20 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 e 20, che è l'ultima maglia, va bene? Quindi questa maglia che vedete qui è quella di congiunzione. Allora, a questo punto dobbiamo avere 40 maglie basse, dobbiamo fare due giri di 40 maglie basse, quindi riprendiamo il lavoro direttamente nella maglia successiva a questa, ok? E contate. Allora, nel caso in cui vi doveste rendere conto che magari a fine giro le maglie sono tipo 39 perché, non lo so, avete inserito l'uncinetto nella maglia sbagliata, fate un aumento, quindi non c'è niente di preoccupante. Allora, dicevo, dobbiamo fare due giri di 40 maglie basse. Allora, dopo aver fatto i due giri di 40 maglie basse, ne facciamo altri 3, perché mi sono sbagliata, invece di due giri erano 5. E vabbè. Quindi, allora, le codine che avanzano del lavoro non le tagliate, perché la ciniglia tende a fare dei buchetti, che poi alla fine noi chiuderemo con l'ago. Quindi, invece di tagliarli, lasciateli lunghi, che tanto ci servono. Allora, come errata corrige, non sono due giri, ma sono 5, quindi ne facciamo altri 3. Allora, a questo punto appiattiamo il lavoro sul tavolo e mettiamo due segnapunti proprio sui fianchi, così non ci dobbiamo neanche stare lì a preoccupare di quante maglie dobbiamo fare, perché in questi fianchi adesso dobbiamo andare a fare le diminuzioni. Quindi arriviamo a maglie basse fino al primo marcapunti del fianco. Non ci dobbiamo preoccupare di quante maglie dobbiamo fare perché non ci frega niente. Ok, arrivato al primo marcapunti dobbiamo fare due diminuzioni. Le diminuzioni per la ciniglia è opportuno farle saltando una maglia. Quindi saltiamo la prima maglia, inseriamo la maglia nel secondo punto, tiriamo fuori e chiudiamo a maglia bassa.
e abbiamo fatto una diminuzione. A questo punto saltiamo la prossima maglia, entriamo nella maglia successiva, chiudiamo e abbiamo fatto due diminuzioni. Quindi procediamo ad andare avanti fino all'altro segnalino e ripetiamo la stessa cosa. Ecco qua, quindi saltiamo questa, andiamo qua e facciamo la maglia bassa, saltiamo questa e andiamo qua e facciamo la maglia bassa. E abbiamo fatto le due diminuzioni. Raggiungiamo il punto d'inizio. Se volete potete sempre mettere un marcapunti, tanto per avere un'idea di quante maglie state facendo, perché con la cinghia è molto facile che inseriate l'uncinetto nello stesso punto e quindi in automatico fate un aumento e non ve ne rendete conto. Però lo succede a tutti pure, figuriamoci. Allora, a questo punto sul lavoro noi abbiamo 36 maglie basse e dobbiamo fare un giro di maglie basse. Contate! Quindi 36 maglie basse devono essere. Benissimo. Adesso per il giro numero 19, scusate, dobbiamo andare a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua. Quindi due diminuzioni di qua e due diminuzioni di là. Quindi, mantenendo sempre d'occhio il segnapunti del fianco, arriviamo a maglia bassa fino al marcapunti. Su per giù qua. Facciamo la diminuzione, quindi saltiamo una maglia e saltiamo un'altra maglia. Cioè, saltiamo una maglia e facciamo una maglia bassa. Questa non la lavoriamo, saltiamo l'altra maglia e facciamo la maglia bassa. E qui abbiamo fatto altre due diminuzioni, quindi andremo dall'altro lato del pupazzetto e facciamo la stessa cosa. Quindi la diminuzione saltando una maglia si fa saltando la prima maglia, facendo la maglia bassa nella maglia successiva, una diminuzione, saltando una maglia, facendo la maglia nella maglia successiva, due diminuzioni. E procediamo fino allo start, cioè fino al punto di partenza. Ok? Eccoci qua. Allora, se tutto va bene, dovremmo avere sul lavoro 32 maglie basse. Quindi adesso noi andremo a fare un giro di 32 maglie basse. Benissimo. Allora, cominciamo ad imbottire un pochettino questo lavoretto. Allora, la cinghia non necessita di un'imbottitura molto pesante, perché essendo una cosa morbida deve rimanere morbida, insomma, quindi non facciamo l'imbottitura classica degli amigurumi che deve essere bella potente, insomma, capito? Facciamone una cosa morbida, vedete, in modo che il pupazzetto rimanga comunque teneroso, insomma. Ecco, quindi cominciamo a imbottire le zampette. Apriamola un po', l'imbottitura, e prende aria. Ecco, è sufficiente così, insomma, ok? Un altro pezzettino di qua. Ecco qui. Pantaloni.
Allora, a questo punto siamo arrivati al giro 21, dove andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per gli altri giri, quindi due diminuzioni di qua e due diminuzioni di là. Ormai avete imparate, quindi lo fate da soli. Benissimo, fatto questo giro di due diminuzioni di qua, due diminuzioni di là, dovremmo avere sul lavoro, se non ho sbagliato riga, 28 punti. E quindi andiamo a fare 28 maglie basse. Erano 28, quindi adesso di nuovo due maglie diminuzioni di qua e due diminuzioni di là, fino ad avere... praticamente dobbiamo finire il lavoro in questo modo, però facciamolo passo passo. Allora, adesso andremo a fare due diminuzioni di qua, due diminuzioni di là, e ci avremo un totale di 20 maglie e facciamo un giro di 20 maglie. Sì, come prima. Ok, idem per i prossimi due giri. Quindi sempre due diminuzioni ai fianchi e il totale sarà di 16 punti, e quindi poi andremo a fare il giro di 16 punti, ok? Quindi due maglie di diminuzioni qua e là. Allora, per quanto riguarda il giro numero 14, giusto? 14? Ma che 14? 28, 29, no 14. Per il giro numero 29 andiamo a fare una sola diminuzione ai fianchi, ok? Quindi, no, mi sono, scusate, aspettate un attimo, mi sono perso tutti i fogli, non vi vorrei dare informazioni sbagliate. Ah no, niente, abbiamo finito. Niente, il corpicino è finito, vedi che io mi stavo sbagliando. Allora, per quanto riguarda il corpicino, è finito così. Caruccio lui, a posto. Quindi imbottiamo un altro pochetto. Stavo sbagliando con le orecchie, capito? Che stavo a fare un ibrido. Va bene, succede. Allora, non ce l'ha un avanti e un dietro, ovviamente. Diventerà avanti e indietro quando gli metteremo la testa. Perfetto, allora il corpicino del nostro pseudo coniglio è fatto. Andiamo a tagliare un pezzo di ciniglia che poi ci servirà per cucire la testa. Facciamo una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro. Ecco qua, questo qua è pronto. Mettiamo da parte. Allora, facciamo la capocetta. La testa in italiano, cerchio magico, 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ricordatevi sempre il primo giro dell'anello magico di farlo lento, se no la ciniglia non vi scorre. Perfetto, secondo giro 6 aumenti, quindi in ogni punto 2 maglie basse. Terzo giro, una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro, totale 18 punti. Terzo giro, 2 maglie basse ed un aumento. Due maglie basse ed un aumento per un totale di 24 maglie basse. Quinto giro, 3 maglie basse ed un aumento, quindi 1, 2, 3 maglie basse e un aumento, totale 30 maglie basse. Giro numero 6. 4 maglie basse ed un aumento, totale 36 maglie basse, quindi 1, 2, 3,
4 basse, una maglie basse di un aumento, ripetiamo per tutto il giro. Il giro numero 7 sarà appunto di 5 maglie basse ed un aumento per un totale di 42 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Finito tutto il giro abbiamo 42 maglie basse. Allora adesso noi abbiamo 42 maglie basse, dobbiamo fare 5 giri, 8, 9, 10, 11 e 12, quindi 5 giri di 42 maglie basse. Questo è il braccio. Allora, fatti 5 giri di 42 maglie basse, cominciamo a fare le diminuzioni. Ma come niente. Fatti 5 giri di 42 maglie basse, andiamo a fare un altro aumento. Quindi scusate, abbiate pazienza, 6 maglie basse ed un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento per tutto il giro. Quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento. Totale di maglie sul lavoro 48. Quindi adesso noi abbiamo 48 maglie basse, andiamo a fare due giri di maglie come si presentano. Quindi due giri da 48 maglie basse. Allora, fatti due giri di 48 maglie basse, iniziamo le diminuzioni. Quindi cominciamo a fare 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una diminuzione. Ricordatevi di farla saltando una maglia, quindi non fare inserire l'uncinetto nella maglia successiva, no questa, quest'altra, e chiudere, e abbiamo fatto la diminuzione. Quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la diminuzione. Andiamo avanti. Bene, adesso abbiamo sul lavoro 42 punti, adesso andiamo a fare la diminuzione di 5 maglie basse, una diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e la diminuzione, sempre saltando una maglia. Aspettate, ho fatto una maglia bassissima invece di una maglia bassa. Ecco qua. Quindi ripeto, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto una maglia e faccio la diminuzione e vado avanti. Andiamo al giro successivo facendo 4 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3 e 4 e la diminuzione. E la diminuzione. Giro successivo 3 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3 e la diminuzione. 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 1, 2, 3, diminuzione. 1, 2, 3, diminuzione. 1, 2, 3 e diminuzione. A questo punto imbottiamo la testa. Aspettate che sposto tutto, ecco qua, l'imbottitura, eccola qua, facciamogli prendere sempre aria,
Cioè, noi siamo alla Pozzola e cominciamo ad imbottire la testa del nostro coniglietto, sempre in maniera morbida. L'imbottitura, trattatela in questo modo. Lavorate i lati, sempre, lasciando sempre il buco al centro. E poi alla fine riempite il buco centrale. Ok. Detto questo, andiamo a fare gli ultimi due giri, che sono fatti da due maglie basse e una diminuzione. Due maglie basse e una diminuzione. Scusate, rimetto posizionata bene il cellulare, se no diminuzione, due maglie basse e la diminuzione. Due maglie basse e la diminuzione. Due maglie basse e la diminuzione. A questo punto continuiamo a riempire un altro po' la testa. Direi che va benino. Ok. A questo punto facciamo l'ultimo giro, che è una maglia bassa e una diminuzione. Quindi una maglia bassa, salto una maglia e faccio la diminuzione. Una maglia bassa, salto una maglia e faccio la diminuzione. Una maglia bassa, ecco qua, abbiamo finito, maglia bassissima per chiudere il lavoro. Tagliamo, ci teniamo un po' di cavo, di filo, di cavo. Se fai la televisione, sto a fare. Vabbè. Allora, cerchiamo di imbottire bene questa parte della testa, non imbottire tanto, imbottire bene, che è diverso, cercando di cercare i buchi col pollice, se ci fossero, e riempirli. Ok, è rimasto un po' di vuoto, che io vado a finire di riempire. Ok. Allora, detto questo, prendo il corpicino del coniglio. Quindi inseriamo l'ago in uno dei due fili che ci abbiamo a disposizione e cuciamo il coniglietto
la testa del coniglietto, che pare una cosa brutta, ma si farà, come dico sempre io. Quindi cuciamo sta testina in questo modo, prendendo una riga sopra la testa e la base del corpo, così, molto semplicemente, perché la ciniglia si cuce abbastanza tranquillamente. Io non so se si vede, ma spero di sì. Ecco qua. Facciamo. Questo è l'ultimo filo di dopo, che poi ci serve, eh? Non lo tagliate, perché ci serve. A che non lo so, però sicuramente ci serve. Allora, quando siamo arrivati alla fine, ci abbiamo solo un buchetto, cerchiamo di riempirlo con l'imbottitura, in modo da dare un minimo di stabilità al collo, ma questa non è una bambola, è un pupazzetto di ciniglia che deve rimanere comunque morbidoso anche nella testa, capito? Pupazzetti ninna, morbidosi, tenerosi, che vanno dati ai bimbi piccoli per farli dormire. Quindi non c'è bisogno di stecche che tengono la testa. Mo sembra una cosa brutta, ma poi diventa caruccio. Bene. Quindi chiudiamo qua con un po' di punti. La ciniglia è l'unica bellezza che c'è, che non si vede niente, quindi fantastico. Bene, questo non ci serve più. Ecco qua. Allora, io ho già fatto un orecchio, ne facciamo un altro, vedete? Carino lui, coniglietto. Bene. E questo è un braccetto. Che mo ne andiamo a fare un altro. Allora, facciamo le orecchie. Dunque, per le orecchie montiamo l'anello magico con 6 maglie basse, quindi ricordatevi sempre, lavorando la ciniglia, il primo giro di farlo un pochino più morbido, quindi 1, 2, 3, scusate, basso la televisione, tre, quattro, cinque e sei. Stringiamo il cerchio, ecco, vedete che succede quando uno lavora, vabbè, venuto. Stringiamo il cerchio magico e facciamo un primo giro di 6 aumenti, quindi in ogni maglia ne facciamo 2, quindi 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Come terzo giro andiamo a fare una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro, quindi una maglia bassa e un aumento, di nuovo una maglia bassa ed un aumento, totale 18 maglie. Il terzo giro sarà così composto: 2 maglie basse ed un aumento, o 2 maglie basse ed un aumento, ripetute per tutto il giro, per un totale di 24 maglie basse, quindi 2 maglie basse e un aumento. A questo punto abbiamo 24 punti sul lavoro e andiamo a fare 3 giri di maglie come si presentano. Mi sono perso il marcapunti io.
Vabbè. La siniglia nasconde tutto. L'ho trovato. Allora, quindi stavo dicendo che dobbiamo andare a fare tre giri di 24 maglie basse. Adesso andiamo a fare per il giro 8 due maglie basse ed una diminuzione per tutto il giro. Quindi due maglie basse, la diminuzione sempre saltando la maglia e continuiamo. Due maglie basse, diminuzione. Vabbè, veloce, facciamo insieme. Due maglie basse, diminuzione. Due maglie basse, diminuzione. Due maglie basse, diminuzione. Due maglie basse, diminuzione. 18 maglie sul lavoro. Dobbiamo fare 4 giri. Quindi 4 giri di 18 maglie basse. Allora, dopo aver fatto questi 4 giri da 18 maglie basse, facciamo questa cosa qui, facciamo una diminuzione, quindi subito una diminuzione, 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, di nuovo una diminuzione e di nuovo 7 maglie basse, quindi abbiamo sul lavoro 16 maglie basse. Sei e sette, a posto. Quindi il prossimo giro sarà di 16 maglie basse. Quindi abbiamo fatto il giro di 16 maglie basse, cioè il primo giro di diminuzione, poi un giro di 16 maglie basse. E adesso andiamo a rifare le diminuzioni, quindi saltiamo la prima maglia e facciamo la prima diminuzione. 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Di nuovo la diminuzione e 6 maglie basse. Benissimo, da qui in poi dobbiamo fare 8 giri di 14 maglie basse, che sarebbero poi la fine dell'orecchio. Quindi facciamo 8 giri di maglie come si presentano. Allora, ovviamente le orecchie, se le volete più lunghe, continuate a fare giri in più nell'ultima parte, va bene? Allora, un attimo, prendo eccoci qua. Allora, dunque, questo è il nostro coso coniglio, futuro coniglio. Le orecchie le appuntiamo un attimo e possiamo tranquillamente mettere così, così, come preferite voi. Io le metto così. Ecco, sopra la testa, che scendono così, a pioggia, carino. Eccoci qua. Senti, allora, sentite, per quanto riguarda il musetto del coniglio, cominciate a cercare di capire dove vanno gli occhi, quindi sempre calcolando la linea perpendicolare delle orecchie, fate i buchi con le dita e cercate di capire, certo, ne fate qua, centrati al visetto, circa qua, ok? E ci mettiamo due spilline
Allora, per quanto riguarda la cinghia, io sconsiglio di mettere anche gli occhietti di sicurezza, perché comunque la cinghia tende ad allargarsi. Se il bambino è piccolo e si mette in bocca un orecchio, un occhio, anche se è di sicurezza, potrebbe uscire. Manca un braccio, lo so, devo ancora scriverlo il braccio. Quindi io direi che prima di fare il braccio, proviamo a fare il musetto del coniglio. Allora, io ho una cinghietta rosa, ma se voi volete, potete usare anche la lana normale, se non avete la cinghietta rosa. Va bene? Allora, calcolando il centro dell'occhio, quindi facendo un triangolo virtuale in questa maniera, mettiamo una spilla e andiamo con l'ago ad inserirci proprio all'incirca su questa spilla o leggermente più sotto. Facciamo un triangolo. Ok? Quindi prima un lato e poi l'altro lato. Bene. Adesso questo triangolo lo riempiamo con il filo. Quindi ci mettiamo nella posizione dove voi siete più comodi. Se lavorate con la cinghia doppia è pure meglio, che vi viene più pieno. No, famo la singola cinghia, che ci regoliamo meglio. Allora, intanto riempiamo, facciamo un paio di giri così sopra, e poi andiamo a riempire triangolarmente. Mi vedete? Sì, quindi così rientriamo da qui e usciamo da qui. Rientriamo da qui e usciamo di qui. Rientriamo da qua e usciamo di qua. Mano a mano, ovviamente, il triangolo si chiude. E continuiamo a riempire il naso. Ci siamo? Oddio, scusate, quando l'abbiamo riempito lo ispessiamo un pochino. Uscendo dal di fuori delle due linee sopra. Non tirate troppo. Ecco qua, cerchiamo di fare un bel nasetto cicciottoso. Quindi sto passando l'ago al di sopra delle due linee iniziali, vedete sopra, in modo da fare la copertura. Ok? Benissimo.
Dopo che abbiamo finito il naso, andiamo a puntare l'ago nel centro del naso e andiamo 3 o 4 maglie sotto, così. E tiriamo su facendo una tipo bocchettina, boccuccia. Eccola qua. Vedete? Se vogliamo possiamo continuare ad usare questa ciniglia per rinforzare il nasetto o per fare magari un paio di giri in più nella boccuccia, magari si vede meglio, ci piace di più. E poi fissiamo il filo all'interno del... Non tirate, non tirate, non tirate, fate morbido, perché sennò vi sariccia tutto e roviniamo il lavoro. Bene, ecco qua. Bene, a questo punto abbiamo fatto le orecchiucce, che le possiamo anche cucire se vogliamo, se no lo facciamo dopo, ma perché ci siamo, ci abbiamo l'ago, perché perdere tempo, ci siamo, e poi facciamo il braccetto, ok? Quindi l'orecchio ci mettiamo così e cuciamo. Fortunatamente, come dicevo prima, all'altro, la ciniglia è una delle cose più facili da cucire, perché non si vedono eventualmente punti fatti male, perché è tutta molto piumosa, e quindi è abbastanza semplice. L'unico consiglio che vi do è braccia e orecchie, cercate di cucirle almeno 3 volte, perché sono le parti che si staccano di più, dal momento che la creatura le tira, le orecchie e le braccia. Infatti la maggior parte delle mie clienti che mi chiama Marina mi si sono staccate le braccia, come fate? Poi ho capito dopo un po' che facendo una bella cucitura potente le orecchie e le braccia non si staccano. Quindi lavorate d'ago e attaccate bene le orecchie. Bene, adesso facciamo il braccio, dopo cucio l'altro orecchio. Allora, per quanto riguarda il braccio, riprendiamo la ciniglietta e facciamo un cerchio magico di 5 con 5 maglie basse, quindi sempre morbido, 1, 2, 3, 4 e 5. Stringiamo il cerchio magico e facciamo 5 aumenti, quindi in ogni maglia ne facciamo 2, totale 10, quindi 2, 4, 6, 8 e 10. A questo punto dobbiamo fare una maglia bassa ed un aumento, totale 15 maglie, quindi 1 maglia bassa, un aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e l'ultimo aumento sono 15. Adesso andiamo a fare 8 giri di 15 maglie basse. Ok? Quindi 8 giri,
quindi fatti gli 8 giri di 15 maglie basse, andiamo a fare per tutto il giro una maglia bassa e una da diminuzione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saltiamo la maglia, 9 e 10. Imbottiamo un po' questo braccetto. Non imbottiamo tanto, diamogli un'imbottitura morbida. E andiamo a fare 2 giri di 10 maglie basse, quindi 20 maglie in totale. Allora, fatti i 2 giri o con l'ago o con l'uncinetto, chiudiamo a maglia bassissima i 2 lati, così. Ripeto per l'ennesima volta, lavorare con la cinghia permette di non avere quella precisione millimetrica che si richiede per gli amigurumi di cotone o di acrilico, che vengono un pochino, devono essere un pochino più precisi, specialmente per le cuciture. Quindi prendiamo questo braccetto e lo attacchiamo qui al lato del corpo, sempre facendo una bella cucitura importante, in modo che comunque le bambino ci può giocare. Senza pericolo che gli si staccano le braccia. Quindi ripassare più di una volta. E fermare il tutto. Bene, dato che ci siamo qui, togliamo questi 2 cosi che stanno qui dalla vita. Ok, 1 e 2. Dato che ci siamo, attacchiamo anche questo altro orecchio. Cucitura sola, perché non devo darlo a nessuno, però ripeto, voi rinforzate bene queste parti un pochettino più che, ripeto, sono la passione dei bambini. Ok, allora a questo punto ci mancano solo gli occhietti. Ripeto, non è consigliabile usare per la cinghia gli occhietti di plastica, perché non riuscite bene ad ancorarli. Quindi io ho pensato
dato che questo è un coniglietto ninna, di fare gli occhietti ninna. Quindi prendo un filo di lana, tento di infilarlo nell'ago, perché non è mica detto che ci riesco, ci sono riuscita, fantastico, e facciamo gli occhietti ninna. Allora, gli occhietti ninna si fanno in questo modo. Allora, cerchiamo intanto di... chiedo scusa, facciamo prima un nodo nel nero, ok, entriamo qua, da qua su, usciamo dalle due spille che abbiamo messo prima, tiriamo, ecco, vedete, pensa un po', esce il nodo addirittura, ecco, quindi pensate come esce la plastica, non regge, tiriamo e passiamo praticamente dall'altro lato della spilla. E ritorniamo di qua, così. Vedete? C'è l'occhiettino chiuso. Teniamolo un po' morbido, non tiriamo, perché dobbiamo andare a fare delle piccole ciglie, così. Così e così. Mi è venuta storta. Un momento. Rifamo. Ah, ecco, certo, ho sbagliato. Io mo sto a fare così a caso, quindi scusate, qui andiamo sotto qua, poi riusciamo sopra qua, andiamo sotto qua, risaliamo sopra qua, e dobbiamo fare le figliette, che praticamente lui dorme, l'amore santo, non tirate tanto. Usciamo dal punto, poi ne fate 3, 4, quante ve ne pare, riusciamo dal punto iniziale, passiamo sotto le ciglie con l'ago, sotto però, Ok? Rientriamo qua e... cercando di infilare l'ago nell'imbottitura, usciamo dall'altra parte. Eccolo qua, poverino, lui dorme. Benissimo. Ora rientriamo nello stesso buco, cerchiamo di... è come se dovessimo fissarlo all'interno dell'imbottitura. Va bene? Che non pare, ma fissa. Ok. Ecco qua. Senza adesso rifare il nodo di qua e di là, cerchiamo di rientrare, riuscire così. Prendete bene l'imbottitura con l'ago e fateci passare l'ago in mezzo all'imbottitura. Vedete come fa resistenza per entrare, fa resistenza pure per uscire. E quindi adesso andiamo a fare l'altro occhio ninna. Quindi di qua, su per giù, insomma, ritorniamo qui. Chiedo scusa. Teniamolo sempre morbido, ovviamente ci dobbiamo spostare di un pochettino, tanto per farli uguali o comunque simili, ok? E facciamo la stessa cosa. Quante ciglia abbiamo fatto? 4, quindi facciamo 1, 2, 3.
mi piace. Rifamo, quindi ricominciamo da capo, però a questo punto sapete che c'è, io parto di là che mi trovo meglio, ok? Quindi primo cigliotto su per giù qua, secondo cigliotto su per giù qua, terzo cigliotto su per giù qua, poi ripeto, non è che devono essere proprio precisi, è un pupazzetto così, quarto cigliotto qua e riusciamo da questo lato, ok? Ripassiamo sotto le ciglie, e andiamo a chiudere come abbiamo fatto prima. Quindi inseriamo l'ago all'inizio, e lui dorme. Adesso il nostro coniglio è praticamente finito. Ok, coniglietto semplice semplice. Se lo vogliamo un pochettino abbellire, ci possiamo fare un fiocchetto con un nastrino di raso, un nastrino di tulle, come vi pare. Se magari lo dobbiamo regalare a qualcuno e così vi sembra un po' poverino, ci facciamo un fiocchettino. Ecco qua, e questo è l'orsettino Ninna per i nostri bambini piccoli, è tenerissimo, è morbidissimo e i bimbi si vanno pazzi per questa coniglietta. Va bene ragazzi, allora questo è uno dei primi tutorial di una serie di, per le principianti, quindi vi invitate le vostre amiche sul canale se vi fa piacere. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Un abbraccio.